Ieri era la festa di San Giuseppe, quindi la festa dei papà. Sì, ed è bello ripercorrere attraverso il Vangelo il cammino di Giuseppe, uomo di fede, che scopre che la fede è obbedienza non a un Dio astratto, ma a un Dio che entra nella storia umana e interpella l'uomo. Per questo Giuseppe è maestro del silenzio e dell'adorazione, dello stupore. È un uomo che visse la verginità non come privazione, ma come atto integrale di amore, apertura ad un amore di dimensioni sconfinate. Nella paternità di quest'uomo, il Salvatore degli uomini, Gesù Cristo, il Dio fatto uomo, fece la prima esperienza della paternità di Dio. Per qualcuno tutto questo è solo una bella favola, però. E invece tutto è concreto, reale. Nel sesto mese, leggiamo nel Vangelo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe, e lei, la vergine, si chiamava Maria. Il tempo è quello di Erode, re della Giudea, ed è un personaggio storico. Il luogo è ancora là ora, un piccolo villaggio, Nazaret. Concrete sono anche le persone, le loro situazioni, Maria e Giuseppe, legati tra loro da un vincolo di promessa nuziale. La notizia che Maria attende un figlio è facile comprenderlo. Lascia Giuseppe confuso, contristato. Anche a lui Dio fa conoscere la realtà del figlio che Maria porta in grembo. E difatti San Luca dice: un angelo del Signore gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Anche a Giuseppe, dunque, è chiesto un sì, e questo sì è la sua verginità. La verginità che non è amare di meno, ma amare di più. Una magnifica fecondità. La possibilità, direi, di dire io e di dire tu in modo autentico, alla luce di Dio. Da questo io detto nella verità, da questo tu detto nella verità, fiorisce il noi, la comunità. Giuseppe è dunque il vero sposo di Maria. Sì, cito ancora il Vangelo di Luca. Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo e prese con sé la sua sposa. Mai come allora comprese che Maria era sua, che quella donna che amava non gli era stata sottratta. Egli era chiamato in modo nuovo e ancor più intenso ad amarla come sposa. Comprese che la verginità di Maria e la verginità che a lui era richiesta nulla toglieva alla sua piena virilità offerta a Dio. Amici, buon cammino.